Buongiorno cari amici del mio cuore, siamo tornati con la nostra umile lettura del Vangelo secondo lo Spiritismo. Prima di iniziare a leggere diciamo una preghiera, questa si chiama preghiera di gratitudine e è stata scritta dalla nostra cara sorella Amelia Rodriguez e dal nostro caro fratello Divaldo Franco. Signore, grazie mille per quello che mi hai dato, per quello che mi dai, per l'aria, per il pane, per la pace. Grazie mille per la bellezza che i miei occhi vedono sull'altare della natura. Occhi che contemplano il cielo indacco e si fermano alla terra verde, punteggiata di fiori dalle mille sfumature. Per la mia capacità di vedere, per il ciechi, voglio intercedere per coloro che vivono nelle tenebre e inciampano della folla. Per loro prego e ti chiedo misericordia, perché so che dopo questa lotta, in un'altra vita, loro vedremo. Signore, grazie mille per le mie orecchie, orecchie che sentono il ticchettio, è difficile, ticchettio della pioggia sul tetto, la melodia del vento tra i rami del salice, i dolori e le lacrime che scorrono sul viso del mondo intero, orecchi che ascoltano la musica della gente che scende dalla collina in piazza per cantare, la melodia degli immortali che senti una volta e non dimentichi mai. Data la mia capacità di ascoltare, per i sordi voglio chiederti, perché so che dopo questo dolore, nel tuo regno d'amore, sentiranno di nuovo. Grazie mille, Signore, per la mia voce, ma anche per la voce che canta, che insegna, che consola. Dalla voce che con emozione pronuncia una sincera preghiera, per la mia capacità di parlare, per i muti, voglio supplicarti, perché so che dopo questo dolore, nel tuo regno d'amore, canteranno anche loro. Grazie mille, Signore, per le mie mani, ma anche per l'aratura, la semina, il confezionamento, mani di carità, di solidarietà, mani che si stringono la mano, mani di poesia, chirurgia, sinfonie, psicografie, mani che in una notte fredda si prendono cura o lavano i piatti in un lavandino. Mani che sul bordo di una tomba abbraccia qualcuno con tenerezza in un momento di amarezza. Mani che al petto avvolgono il bambino di un corpo senza paura e i miei piedi che mi portano a camminare senza lamentarmi. Perché vedo sulla terra amputata, deformata, paralizzata e posso ballare. Prego per loro e ti prego perché so che dopo quell'espiazione, in un'altra situazione, valeranno anche. Infine, Signore, grazie mille per la mia casa, perché è così bello avere una casa. Non importa se questa casa è una villa, un nido, una casa in arrivo, un bungalow,
qualunque cosa sia. L'importante è che al suo interno ci sia la presenza dell'armonia e dell'amore. L'amore di una madre, un padre, un fratello, un partner. Qualcuno che ci dà una mano, anche se è la presenza di un cane. Perché è così doloroso vivere in solitudine? Ma se non ho nessuno, nemmeno un tetto su cui avvolgermi, un letto su cui sdraiarmi, una spalla su cui piangere, o qualcuno su cui sfogarmi, non mi lamenterò, non mi farò rimpianto né bestemmiare, perché o te. Quindi grazie mille perché sono nato e per il tuo amore, il tuo sacrificio, la tua passione per noi. Grazie mille, Signore. Amen. Bene, ora possiamo continuare a leggere il libro e siamo nella parte in cui il mio regno non è di questo mondo. Questa parte parla della regalità di Gesù. Allora, il regno di Gesù non è di questo mondo, è cosa che tutti capiscono, ma sulla terra non ha anche una sovranità. Il titolo di re non implica sempre l'esercizio del potere temporale. È dato per unanime consenso a colui che il suo genio colloca al primo posto in un qualunque ordine di idee, a colui che domina il suo secolo e influisce sul progresso dell'umanità. È in questo senso che si suol dire il re o il principe, dei filosofi, degli artisti, dei poeti, degli scrittori, eccetera. Questa regalità, nata dal merito personale, consacrata dalla posterità, non ha forse una portata assai più vasta di quella che implica la corona? È imperitura, mentre l'altra è soggetta al gioco delle vicissitudini, è sempre benedetta dalle generazioni successive, mentre l'altra è talvolta maledetta. La regalità terrestre termina con la vita, la regalità morale governa ancora e soprattutto dopo la morte. A questo titolo Gesù non è dunque un re più potente di moltissimi sovrani? È perciò a ragione che egli diceva a Pilato: io sono re, ma il mio regno non è di questo mondo. Bene, qui finiamo la nostra lettura di oggi. Spero che ti sia piaciuto tanto quanto me. Dio vi benedica a tutti.